Prescrizioni inutili e cause che costano allo Stato miliardi di euro sono le conseguenze della medicina difensiva. Ora un decreto introduce più garanzie per medici e pazienti. Laura Cason. Oltre 35.000 ogni anno le nuove cause contro medici e ospedali. In ambito penale il 97% finisce in un nulla di fatto, che però pesa sulle casse dello Stato quasi 20 miliardi di euro, il 15% della spesa sanitaria annuale. In aumento anche le cause civili per la richiesta di risarcimento, soprattutto per interventi chirurgici. Cifre che condizionano l'attività assistenziale con prestazioni in più che i medici erogano per timore di contenziosi, allungando le liste d'attesa e generando un incremento della spesa sanitaria pari a 10 miliardi di euro. Un cortocircuito a cui si è cercato di porre rimedio. In arrivo il decreto attuativo della legge Gelli, che aggiorna i tetti alle tariffe delle polizze e dà maggiori garanzie sulle coperture, mentre al Ministero della Giustizia si lavora sulla riforma della colpa medica. Evitando processi penali ingiustificati, si restituisce serenità ai sanitari, si migliora il rapporto di fiducia medico-paziente, si recuperano 20 miliardi che possono essere utilizzati per migliorare l'assistenza.